di voi e mi fa sempre piacere se ci si ritrovi in questa sala, comunque a Biassono, a parlare di cose biassonesi. Lo spunto per queste due chiacchierate che facciamo questo venerdì sera e poi il prossimo, in realtà è dato da notizie e fatti che sono emersi nel corso di una ricerca molto più ampia e devo dire anche con un orizzonte abbastanza diverso rispetto a quello che vedrete e sentirete questa sera, in quanto da anni ci stiamo dedicando a studi sulla storia, sui fatti storici di Biassono, che sono mirati essenzialmente a costruire quello che è un atlante della toponomastica, un atlante della dinamica anche della proprietà in Biassono. Siamo adesso a tutt'oggi risaliti alla fine del 400, in qualche caso anche più in là. Questo lavoro, che è piuttosto impegnativo e tra l'altro dei risvolti metodologici non secondari, io poi personalmente con la collega Roberta Ramella, che questa sera mi dà una mano, perché io mi dimentico un sacco di cose, lei invece le ricorda perfettamente, e lavoriamo, ci occupiamo di questo anche professionalmente al Politecnico di Milano, dove ci occupiamo principalmente di restauro, però non disdegniamo quelli che sono anche i fatti inerenti l'evoluzione dei luoghi in senso lato. Dicevo, nell'ambito di questa ricerca ci siamo imbattuti, che apparentemente potrebbe sembrare anche abbastanza noiosa e dà luogo a cose di questo tipo. Adesso vi faccio vedere qual è il prodotto diciamo classico al quale stiamo arrivando per ciascuna delle particelle catastali settecentesche, ottocentesche di Biassono, che sono 500, 600 e rotti. Siamo arrivati a redigere delle schede, una per ogni terreno sostanzialmente, una per ogni abitazione, con la ricostruzione su documenti di archivio di come questo posto si chiamava, come era fatto, chi lo possedeva e perché siamo in grado di fare questo, perché soprattutto passa di mano, quindi ci sono tanti atti notarili, atti di passaggio di proprietà che consentono di capire da chi a chi, e come potete vedere appunto in queste schede, qui si parte per un terreno dal 1589, una divisione di beni. Guarda, ci sono i figli di Giovanni Luigi Osio, dei delinquenti, questi sono dei delinquenti, Giovanni Arcangelo, Luigi Leonore forse l'hanno ammazzato prima in fasce, ma gli altri due sono dei delinquenti, ne parleremo la prossima settimana. Comunque è un atto dal quale sappiamo tutta una serie di cose. Non vado oltre su questo, perché immaginatevi queste pagine moltiplicate per 500, per 600, e in ogni pagina, come vedete, ci sono dei riferimenti a del materiale di archivio. Quindi, per farla breve, abbiamo guardato migliaia di atti. E dove sono questi? Sono negli archivi sostanzialmente milanesi. Ce n'è uno che ci piace ricordare, perché abbiamo visto anche come introduzione a questa chiacchierata, l'ho lasciato in sottofondo dietro di noi, è un registro delle scritture domestiche, quindi delle scritture di casa della casata Verri.